detto anche attività che sono complicate. E saluto i sottosegretari, il sottosegretario Scaffalotto, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto, che sono qui perché sono, diciamo, fanno un po' parte del territorio, perché lo stesso sia va bene il sottosegretario Sisto, ma la stessa cosa il sottosegretario Scaffalotto, che ha vissuto tanti anni. Ringraziamento al procuratore Gabriele Verano, che come al solito il suo contributo è sempre rilevante e importante per avere quel quadro ancora più chiaro di quelle che sono le iniziative che noi dobbiamo adottare. Io ricordo a me stessa, ricordo a voi che ero qui, sottosegretario Sasso, che sono sottosegretario Sasso, sottosegretario di istruzione, la ringrazio di essere qui. Ricordo a me stessa, ricordo a voi che nel 2019 a dicembre noi eravamo qui a fare un comitato provinciale pubblica, e in quella sede noi annunciammo che avremmo istituito la via a Foggia, e devo dire promessa mantenuta, perché se non sbaglio proprio il 15 febbraio del 2020 abbiamo inaugurato la sezione della via con un organico alle di due unità. E voglio anche ricordare che il piano straordinario di controllo del territorio, che è stato varato nel 2017, purtroppo dopo la strage, dove San Marco e Lamis, dove morirono i fratelli Luciani, vorrei anche dire che dopo noi inauguriamo insieme a loro, insieme a Tano Grasso, inauguriamo una nuova fondazione, proprio dedicata a chi ha perso la vita in quel terribile momento. E quest'anno molte sono state le attività, con significativi risultati, e sul piano sia della repressiva con adozione di 400 misure cautelari, seguiti anche di indagini pubblicate e anche con sequestro, la confisca di patrimoni ingenti per un ammontare di circa 30 milioni di euro. Vorrei dire che c'è tanta aspettativa da questo comitato provinciale, lo vediamo, lo sentiamo e ce ne rendiamo conto anche per la presenza di tanti giornalisti. Io ritengo una cosa, che lo Stato oggi come oggi non può che far sentire la sua presenza in maniera forte, decisa, compatta, e come? Mettendo risorse aggiuntive che non sono, perché già leggevo qualche agenzia nei giorni scorsi per quanto riguarda l'ampliamento degli organici della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Finanza. Io vorrei sempre ricordare anche che ci sono stati proprio a seguito del 2017 di quel terribile episodio dove morirono i Luciani, vorrei dire che allora proprio ci fu la necessità di colmare di quelle che erano le carenze di organico, di fare un modello nuovo di contrasto alla mafia foggiana, e quindi furono inaugurati il reparto squadrone dei cacciatori di Puglia, riportato dai carabinieri, così come fu inaugurato il reparto a San Severo di prevenzione e crimine.
Noi oggi dobbiamo mandare un messaggio chiaro, un messaggio di presenza. Allora, quello che stavo dicendo, noi integreremo gli organici e io ho risposto anche a un question time l'altro giorno e subito ovviamente ci sono state delle considerazioni. Dice, ma come aumentare dell'organico della Polizia di Stato soltanto di 50 unità? Io vorrei dire che noi gli organici daremo la massima attenzione agli organici di questo territorio, ma ritengo che non sia una questione soltanto di ampliamento di organico, c'è bisogno di un intervento strutturato, di un intervento forte, ricorrendo proprio a quelli che sono i rinforzi del reparto prevenzione dei crimini della Polizia di Stato. Vorrei soltanto dirvi che nell'anno scorso è stato assicurato proprio nella provincia di Foggia, tramite il reparto di prevenzione dei crimini, circa 23.000 unità in tutto l'anno. Così come i reparti inquadrati delle forze di polizia, e anche lì l'anno scorso ne sono stati assegnati circa 17.000 unità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questi reparti, l'utilizzo diciamo, di questi due tipi di reparti, di crimine e reparti inquadrati, fa sì che noi possiamo dare un segnale forte, perché questi reparti servono proprio per il controllo integrato del territorio. E allora soltanto tramite questi, non è la dotazione organica di 50 in più, 50 in meno, ma occorre un intervento strutturale che da solo può consentire una, diciamo, una efficace risposta a quella che è le varie fenomenologie criminali che insidiano in maniera pervasiva questo territorio.